Gentili spettatori, benvenuti sulla web TV Voci di Strada. Oggi vi rinnovo l'appuntamento con la rubrica di Inseguendo un Sogno, l'angolo dedicato prettamente alla musica, al canto e ai nuovi talenti emergenti. Oggi abbiamo qui come nostro ospite un giovane ragazzo a 25 anni di Albanella, Ivano De Simone. Buonasera. Benvenuto Ivano. Tu suoni l'organetto da quando eri piccolo, hai studiato con Silvestro Folk, è stato appunto campione italiano di organetto, attualmente suona, insegni anche, sì. Ed hai vinto numerose competizioni. Allora Ivano, innanzitutto benvenuto, grazie per essere oggi nostro ospite. Grazie a voi. Allora, la prima domanda che preme farti è tornare un po' alle origini. Da dove nasce appunto questa passione per questo strumento musicale che è l'organetto? Niente, questa passione nasce da un semplice giorno che mi ritrovai da mio cugino e lui, anche lui suonava questo strumento e niente, lo vidi suonare. Da quel giorno mi scattò questa cosa di imparare anch'io questo strumento, quale l'organetto. Avevo 7 anni e chiesi a mamma, mio padre e mia mamma, se mi potevano accompagnare a questa scuola di musica, la prima scuola di musica è stata quella di Silvestro Folk. Oltre a questo strumento musicale, che è appunto l'organetto, ti sì. Sei cimentato a studiare anche suonare altri strumenti musicali o soltanto soffermato soltanto sull'organetto? Assolutamente no, perché comunque poi quando si entra in un discorso musicale non bisogna ampliare le proprie conoscenze con vari strumenti e tutta la musica in generale. E partì all'età di 7 anni con l'organetto, poi ho studiato con vari maestri il solfeggio, la fisarmonica, la tastiera e poi all'età di 15 anni entrai nel conservatorio di musica di Frosinone e iniziai a studiare la fisarmonica classica. Poi dopo la fisarmonica, con la fisarmonica classica c'è bisogno di studiare il solfeggio, il pianoforte e poi ho raggiunto il 5° anno a Frosinone e adesso mi sono trasferito al conservatorio di Avellino, dove l'anno prossimo, credo massimo un altro 2 anni, dovrei ultimare gli studi e conseguire la laurea in fisarmonica classica. E noi ti facciamo in bocca al lupo. Okay. Come ho detto poc'anzi nella breve introduzione, hai partecipato a molte numerose competizioni, hai vinto un campionato italiano di organetto. Ci racconti un po', diciamo, di questa esperienza, se ti è rimasto appunto in particolar modo impresso una vittoria, in particolare avendo appunto avuto un risultato ottimo. Certo, vabbè, la vittoria più importante è sicuramente quella del campionato italiano. Però anche in passato ci sono state piccole vittorie, perché per il livello che avevano nel passato erano anche loro importanti. Magari ho iniziato, la mia prima gara l'ho fatta nel 1999 ed era ad Altavilla Silentina, è quella che ricordo prima, dopo il campionato italiano, è quella che ricordo di più, perché mi classificai secondo e il primo fu il mio insegnante. Quindi arrivai subito dopo il mio maestro, diciamo. E poi quella del campionato italiano è stata una grande soddisfazione, perché è stato il momento in cui, io ho lavorato per anni con un'orchestra, quella di Silvestro, e nel 2012 ci siamo separati e ho iniziato la mia carriera musicale da solo. E proprio in quell'anno ho vinto il campionato italiano con 2 pezzi, uno che è stato proprio scritto da me, che si chiama Claudia, è una mazurka, e una tarantella calabrese. Quindi diciamo è uno stile tutto tuo, oltre sì. Non prendi sempre spunto da altri testi, canzoni famose. Allora, io come tutti i musicisti bisogna sempre prendere spunto da qualcosa, però poi prendere spunto da qualcosa e poi metterci come input iniziale per poi appunto coltivare come sì. esperienza in prima persona, certo. Scrivere anche. Sì. E ci racconti un po' di questo brano, come hai detto poc'anzi, Claudia, giusto? Claudia, sì, Claudia. Claudia è un tempo di mazurka, diciamo. Magari vuoi sapere il nome, perché Claudia? Ecco appunto, perché il nome Claudia? Claudia, no, testo, non, diciamo Claudia è un nome di ragazza, però Claudia
l'ho intesa sempre come un nome di ragazza, ma ispirato a una persona difficile, da magari da parlarci, da avere contatti. È proprio questa la mazurka che ho composto, è una mazurka molto difficile, quindi sia nell'esecuzione che nell'interpretazione di questo brano. Quindi si ispira un po' a una ragazza difficile, quindi questo è per quanto riguarda questo brano qua. E poi la tarantella calabrese, mi sono ispirato a un genere diverso dal nostro, che è quello della Calabria, e poi fatto in un modo tutto mio. Attualmente insegni, sì. Fai il maestro. Diciamo, sì. Un consiglio che vorresti dare ai ragazzi talentuosi, chi studia, chi non studia, giovani, meno giovani, bambini, diciamo, certo. tutte le fasce di età, un consiglio che vorresti dare? Allora, prima di tutto di provarci, perché attualmente la musica offre tanti di quegli sbocchi, in tanti modi, nell'insegnamento, nell'attività di concertistica, ci sono tanti modi per provare nella musica. Poi dipende, c'è chi va più avanti, chi magari meno, però il mio consiglio soprattutto è di studiare, perché se non si studia non si arriva da nessuna parte. E poi provare proprio lo studio accademico, quale il conservatorio, perché secondo me è quello che forma di più. Oppure studiare con maestri che frequentano l'ambiente del conservatorio, perché diciamo è uno studio più completo, più un po' autoritario, diciamo. Bisogna studiare nel conservatorio. Sei molto autoritario come maestro, preciso. Sì, perché diciamo i ragazzi, cioè è un hobby, sì, però devono capire che i loro genitori, per mandarli alla scuola di musica, fanno dei sacrifici, cioè certo. Quindi magari si tolgono qualcosa a loro, alla famiglia, e loro devono ripagare i propri genitori con questa, imparando a suonare, che poi un giorno gli può essere utile come lavoro e come tante altre cose. Ti vorrei fare una domanda, sì. Può sembrare banale, ma in realtà è una domanda molto, molto precisa e sì. lineare. Tu sei maestro, quindi la prima cosa che guardi nella prima fase appunto dell'apprendimento nell'ambito della musica, appunto nel suonare l'organetto, cos'è che intravedi, tra virgolette, dov'è che cade l'occhio guardando appunto un ragazzo, se è portato oppure no a intraprendere questa strada? Cioè, se lo puoi dire ovviamente, sì, forse sì. La domanda è un po' difficile, no, per questo ti ho anticipato prima. È abbastanza prima semplice, se il ragazzo viene a scuola da parte sua, no che magari è accompagnato da un genitore. A costrizione alle spalle, da genitori, amici, eccetera. Si vede già nel viso del ragazzo che lui è stato lui a scegliere questa cosa, no il genitore. Questa, diciamo, è... Al momento stai partecipando a qualche evento in particolare, anche nei prossimi mesi? Sì, nei prossimi mesi, sì, dato che porterò la mia scuola in vari concorsi di organetto. Domenica ci sarà un concorso nella provincia di Potenza e parteciperò con i miei allievi, e poi ci sarà il campionato italiano quest'anno, che sarà a Montesano sulla Marcellana, e io parteciperò con la mia scuola, con i ragazzi, perché magari puntare qualche, diciamo, a una vittoria magari, ma anche a un buon posizionamento della scuola. Ti è mai capitato, dopo aver vissuto ottimi traguardi, risultati appunto nell'ambito della musica che ti ha reso partecipe, di cadere in giù per un momento buio e di dire basta, lascio stare la musica? Ti è mai capitato questa situazione? Che d'altronde capita a tantissimi sì. artisti, giovani d'altronde. Adesso no, ma in passato, nell'età adolescenziale, mi è capitato, sì. Ma non posso, cioè magari là era legato anche all'età dell'adolescenza, sì, perché magari in quel momento non sapevo quale strada prendere o quale fare, però avevo quasi deciso, non lo so, che fare, se continuare o no. E poi iniziando a suonare, perché la cosa più importante per un musicista, al di là dell'insegnamento, è suonare, vincere competizione, ma suonare davanti alle persone, davanti... Esibirsi, fare tanta pratica. Tanta esibizione. Io avrò fatto
fino adesso, non so, avrò suonato 800 matrimoni, credo, da quando avevo l'età di 12 anni, 13 anni. Quindi più si suona e più ti viene la voglia di suonare. E poi la cosa più bella è che quando suoni tu fai stare bene tante persone. Quindi dedicarti anche con l'anima, avere sì. anche il piacere di chi ti segue, di chi ti ascolta, è una bellissima sensazione, certo, che certo. parte, diciamo, dall'anima, quindi per chi ama suonare, cantare in generale. Sì. E appunto, vuoi lasciare un tuo commento per chi sta intraprendendo la tua stessa strada, a coloro che ti seguono da casa? Il mio commento è quello di non mollare mai. Perché se uno crede un sogno, deve cercare a tutti i costi di realizzarlo. Soprattutto però deve essere deciso in quella cosa da fare. Quindi il mio commento è quello di non mollare, perché io erano tutte queste cose che ho fatto e che dovrò fare ancora, ce ne sono ancora tantissime ancora da fare, erano tutti sogni e ci sto quasi riuscendo, quasi. Noi te l'auguriamo, te l'auguriamo, ti facciamo in bocca al lupo. Allora Ivano, mi racconti un po' la tua scuola, come è composta, da bambini, adolescenti, giovani, meno giovani, raccontami un po'. Diciamo la maggior parte sono ragazzini, bambini, ma ci sono anche delle persone molto più grandi. Ho una persona anziana che ha quasi 80 anni e ha iniziato a suonare da 2 anni. Quindi cioè, poi ho dei ragazzi più grandi, sui 30-35 anni, delle signore che hanno sui 50 anni e poi la maggior parte sono tutti bambini che vanno dai 7 fino ai 18, ai 20 anni. Quindi una vasta fascia sì, di sì, età. No, si può imparare sempre a tutta l'età. Quindi una buona squadra. Sì, una buona squadra. E nei prossimi mesi ci sono delle competizioni in atto? Sì, ci saranno varie competizioni che le dovremo affrontare con i ragazzi, quindi prenderemo i ragazzi più forti di tutta la scuola, perché ho quasi più di 40 allievi e quindi prenderò i più forti sui 7-8 ragazzi, dove in ogni categoria dovremo cercare di piazzarci nel migliore dei modi. Cioè da 0 a 12 con un bambino, da 12 a 15 con un altro ragazzo, magari proprio per cercare di portare avanti il nome della scuola. Ci saranno molte competizioni, ci sarà il campionato italiano, ci sarà il trofeo del Cilento, che forse verrà fatto proprio nei templi di Pestum. A proposito di campionato italiano, sì. raccontami un po', diciamo, nei prossimi mesi di questo campionato che riguarda te, diciamo, in prima persona, giusto? No, loro. A loro, sempre la squadra, sì, sempre la scuola. Io ormai non posso più partecipare, devo andare oltre. Avendo vinto già nel 2012, non ho più l'accesso a partecipare a questo campionato italiano, perché comunque ho vinto la sezione senior, cioè il massimo. Se avevo vinto già la junior, quindi, potevo già. Sì. È giusto che lo specifico? Sì, giusto. E adesso io proverò sicuramente all'europeo e poi con il mio gruppo dovremo andare a fare il World Cup, che sarà fatto in Lituania con tutto il gruppo. Noi ringraziamo Ivano De Simone, grazie Ivano per essere grazie. Stato nostro ospite, ti faccio i miei cari in bocca al lupo anche grazie. Dalla parte della redazione Voci di Strada. Grazie a voi. E vi saluto rinnovandovi nelle prossime puntate di Inseguendo un Sogno e vi lascio con una performance di Ivano De Simone. Grazie per averci seguito, arrivederci.